Allora, innanzitutto ringrazio Giancarlo che ha esposto come al solito il concetto della cyber security e dell'importanza della protezione del dato in maniera chiara e definita. A differenza sua, io cercherò di entrare un attimino più nel concreto di quello che è il problema che sta nascendo negli ultimi anni. Sempre legato alla cyber security, ovviamente, legato di più però per lo più al mondo industriale, nello specifico sulle reti di produzione. Perché, come diceva Giancarlo, nel mondo IT, la parola cyber security è ovviamente ormai conosciuta ed ha un significato ben preciso e specifico. In ambiente di automazione industriale, purtroppo questo concetto non è ancora sufficientemente radicato. Ovviamente, quando parliamo di cyber security di un impianto industriale di produzione, tutto quello che noi possiamo pensare sono alle conseguenze, che ovviamente possono essere conseguenze molto costose da un punto di vista economico, ma le problematiche possono andare ben oltre il fattore esclusivamente economico. Innanzitutto abbiamo, come si può immaginare, il costo di un'eventuale perdita di dati. Quindi io ho nel mio database di processo tutta una serie di ricette dei miei prodotti. Se andassi a perdere queste tipologie di dati, è chiaro che ricostruire i dati ha un costo economico. Altro pericolo a cui possiamo andare incontro in ambiente di produzione è la perdita di know-how. Quindi tutto quello che è la mia conoscenza diretta nella produzione di prodotti specifici, potrebbe andare a finire ai miei competitor e quindi mettermi un attimino in crisi anche dal punto di vista commerciale ed economico sul mercato. Ovviamente, un altro rischio abbastanza banale è il fermo produzione. Quindi anche qui abbiamo i costi dovuti a un eventuale attacco che può causarmi un fermo impianto e quindi un arresto produttivo. L'arresto produttivo e il fermo impianto non ha una conseguenza diretta, semplice, esclusiva alla mancata produzione, ma abbiamo anche il costo di tutte le ore dei lavoratori che abbiamo in azienda, che ovviamente si trovano a dover essere fermi e non poter produrre, intanto che si va a recuperare e a ripristinare la produttività del nostro impianto. Ultimo punto, ma non meno importante, è il fattore reputazione. Ovviamente, la reputazione per alcune tipologie di aziende è essenziale. Possiamo immaginare, per esempio, non so, un'azienda farmaceutica laddove dovesse uscire sul mercato un farmaco con componenti alterati a causa di una come conseguenza di un attacco di un cyberattacco, è ovvio che creerebbe dal punto di vista della reputazione a quell'azienda, e non solo dal punto di vista della reputazione, ma da questo punto di vista anche legale, un grosso, grosso problema. È ovvio che il mondo IT e il mondo OT hanno sempre lavorato su concetti molto molto diversi. Solo ultimamente, anche in ambiente industriale, il concetto di cyber security è molto importante. E siamo arrivati nel corso degli ultimi anni a definire il concetto di cyber security in ambienti di produzione molto importante. E non più quantomeno ignorabile. Cercando di fare proprio un passaggio molto veloce, volevo un attimino spiegare e far cercare di far capire
perché invece fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, questo concetto di sicurezza veniva costantemente ignorato nel mondo produttivo. Il motivo è per lo più legato alle tecnologie che noi avevamo in campo. Ovviamente i bus di campo, i sistemi di comunicazione industriale in ambito di produzione, di reti di produzione, erano ovviamente bus di campo con tecnologie per lo più RS485 e non permettevano l'interconnessione tra macchine o quantomeno un'interconnessione ampia soprattutto verso l'esterno. Quindi per i progettisti degli impianti di automazioni il concetto di security sull'impianto era inteso come evitare fisicamente l'accesso alla macchina, alla rete o al progetto installato su un sistema di controllo. Qui abbiamo un esempio del classico modello a piramide, di quello che era il concetto con cui venivano implementate le nostre reti di automazioni, che venivano implementate ma che troviamo ancora in alcune realtà. Ovviamente abbiamo alla base della piramide tutto quello che sono i vari sensori e i vari dispositivi in campo che per comunicare devono passare attraverso una sorta di strade obbligate dal loro controller fino ad arrivare a un PC controllore per poi arrivare alla rete Enterprise. Quindi uno di questi sensori non poteva comunicare direttamente con la rete aziendale. Nel corso degli anni, per intorno agli anni 2000, nasce, per fortuna, il cosiddetto real-time Ethernet. Real-time Ethernet non è stato altro che un'evoluzione dei sistemi di comunicazione base di campo in ambiente industriale produttivo, che ha permesso l'implementazione dei protocolli real-time, che sono quei protocolli che vengono utilizzati in ambiente di automazione, su piattaforma Ethernet. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso innanzitutto di modificare tutto quel concetto a piramide a cui eravamo abituati, trasformandolo in un concetto fatto a forma di cubo, laddove ogni singolo sensore ha la possibilità di comunicare direttamente con il cloud. Qui abbiamo poi tutta la vicenda legata ad Industry 4.0 che ha inserito negli ambienti industriali il concetto di estrapolazione del dato di ogni singolo sensore posto in impianto. Ovviamente tutte queste cose molto carine, molto diciamo che ci aprono la strada a delle tecnologie e dei concetti in ambiente di produzione nuovi e moderni, hanno però di contro ovviamente un piccolo problema legato alla cyber security. Perché la cyber security, come dicevamo prima, in ambiente industriale è un concetto che non ha seguito il concetto di cyber security delle reti IT, ma è un concetto che è rimasto un attimino dormiente e un attimino indietro proprio per un problema legato alle tecnologie che noi avevamo in campo. Per esempio qua in questa slide c'è un protocollo Profinet, che è uno dei protocolli di trasmissione e di comunicazione che possiamo trovare per lo più nella maggior parte dei nostri sistemi di automazione, proprio perché è implementato da Siemens. Questo protocollo, in una delle ultime sue evoluzioni, ha proprio permesso tutto quello che erano le richieste
legate ai processi di Industry 4.0, grazie alla sua performance, di poter implementare direttamente sulle reti di automazioni altri protocolli di comunicazione. Ora, quando si parla di cyber security in ambiente IT, che è la cyber security che noi conosciamo, che siamo stati abituati e abbiamo imparato a conoscere, si parla di un sistema che mi dia la garanzia della sicurezza del dato e poi la sua disponibilità. Questo perché? Perché devo essere sicuro che chi sta accedendo al dato si tratta esattamente della persona che dice di essere, perché chi sta cercando di accedere al dato deve avere le autorizzazioni, devo essere sicuro che abbia le autorizzazioni ad accedere a quel dato. Dopodiché io posso rendere disponibile il dato a questi individui. In ambiente di automazione industriale, purtroppo, questo non può accadere, ma è un concetto che è esattamente all'opposto di quello per le reti IT. In ambiente di automazione industriale abbiamo innanzitutto l'esigenza della disponibilità immediata del dato, dopodiché si va a verificare che il dato sia coerente e che io possa raggiungerlo. Questo perché? Perché quando si tratta di un pacchetto di comunicazione di un PLC che debba comandare un motore, viene da sé il concetto che io non posso far ritardare l'arrivo di quel pacchetto al motore, ma il dato deve arrivare in maniera cosiddetta real time, quindi in tempo reale. Viene da sé che questi due concetti un attimino si scontrano fra loro, generando anche una serie di problemi, perché i nostri cari responsabili degli ambienti di automazione industriali come concetto primario hanno il fattore che le reti funzionino nel miglior modo possibile, nel modo più aperto possibile possibilmente e con meno intoppi. Al contrario, le regole della cyber security dicono esattamente l'opposto. Qui nasce un altro problema, che è quello dell'identificazione della persona che si debba prendere cura e responsabilità delle reti in ambiente industriale, perché per proprio concetto e natura viene facile identificare in ambiente IT, quindi andando a recuperare il nostro IT manager che è abituato già al concetto di cyber security per le reti dell'ufficio, e cerchiamo di trasferire un attimino quello che è il suo concetto, il suo know-how anche alle reti di automazione. Ovviamente questo non è possibile per il motivo che dicevamo prima, quindi le differenze proprio della natura delle due reti, ma anche per una mancanza di conoscenza spesso delle reti di automazione industriali. Noi non possiamo pretendere che il nostro IT manager sia anche un esperto di comunicazioni di reti industriali. Noi abbiamo il nostro esperto spesso legato anche alla manutenzione degli impianti industriali, che però è carente di tutto il resto dei concetti legati alla cyber security. Quindi viene da sé che la combinazione vincente per riuscire a implementare con dei criteri che soddisfino ragionevolmente la sicurezza ma garantiscano il funzionamento delle reti industriali debba essere un'attività coordinata di queste due figure. Qui vediamo un esempio per cui i concetti delle reti IT che noi conosciamo non possono essere applicati alle reti di automazione industriali, proprio per il discorso della disponibilità, della necessità della disponibilità immediata del dato, laddove in ambiente IT, nel momento in cui io lancio una stampa o debba accedere a un file su un server, in mezzo dal momento in cui io faccio la richiesta di questo file a quando io ce l'ho disponibile, un sistema che può essere un antivirus o un agente che fa un controllo sull'integrità del dato e quant'altro, può permettersi di ritardarmi la disponibilità del dato
di anche qualche secondo. Se io lancio una stampa alla stampante, questa può stampare anche dopo 3 secondi, non è un problema. In ambiente industriale questo non può avvenire, sempre per il concetto che ribadivamo prima. Nel momento in cui il PLC manda un comando al motore di stop, immediatamente il motore si deve fermare. Non può esistere in mezzo niente che possa ritardare la consegna di questo pacchetto. Quindi qui nasce un ulteriore problema legato al fatto che le tecnologie che siamo abituati a utilizzare in ambiente IT per il controllo delle reti da un punto di vista della cyber security non può essere implementato sulle reti di produzione. Cosa, e dopo vedremo allora che cosa si può fare per ovviare, diciamo, a questa problematica. Prima di tutto però vorrei fare un excursus veloce di quello che sono le reali minacce che possiamo trovare in ambiente industriale. Questa piccola lista nasce da ovviamente la nostra esperienza in ambiente industriale, quando effettuiamo controlli e verifiche su reti di comunicazione di produzione, spesso e volentieri incappiamo in queste tipologie di minacce. La prima minaccia è una minaccia autoindotta, non siamo ancora nella cyber security effettiva, vera e propria, ma è più un fattore che spesso viene trascurato e soprattutto che noi vediamo dopo l'implementazione di Industry 4.0. C'è stata una corsa all'implementazione di Industry 4.0, per fortuna, le aziende hanno cercato di fare il passo da un punto di vista della tecnologia anche sugli ambienti, negli ambienti industriali, ha implementato tutta una serie di processi di prelievo dei dati direttamente dai sensori in campo delle nostre reti di produzione, ma questa implementazione spesso e volentieri è stata fatta in maniera veloce e non coerente con il sistema di comunicazione presente in impianto. Questo perché? Perché un'errata implementazione da un punto di vista topologico potrebbe o può creare dei problemi alla nostra rete solo esclusivamente per come noi l'abbiamo disegnata. Perché? Questo perché spesso mancano concetti e conoscenze dei propri impianti, delle tecnologie che si ha in impianto, e quindi si va ad auto creare dei problemi a volte senza nemmeno rendersene conto. Quindi molto importante conoscere la tipologia della nostra rete di produzione e implementare tutto quello che sono le feature legate anche alle nuove tecnologie in maniera coerente. Altra minaccia che noi troviamo spesso e volentieri in impianto sono access point wireless. Spesso e volentieri vengono installati in fase di installazione delle macchine, in fase di commissioning, quando ancora l'impianto è in fase di configurazione e di test, vengono installate all'interno dei cabinet, proprio per comodità magari anche dei softwareisti, per poter applicare delle modifiche al software senza dover aprire i quadri, spegnere gli impianti, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri vengono dimenticati lì. Dimenticati, ovviamente, magari con un wifi totalmente open, quindi non nemmeno gestiti, vengono lasciati nei cabinet e nessuno più sa che ci sono. Noi ogni tanto, quando facciamo analisi sulle reti, ci accorgiamo della loro presenza proprio perché andiamo a cercare dispositivi non Profinet o non legati all'ambiente industriale sulla rete di produzione, e spesso e volentieri troviamo dispositivi di questo tipo installati nelle macchine che nemmeno il proprietario dell'impianto ormai sa più di avere. Altra minaccia che spesso e volentieri è trascurata, perché anche qui
viene implementata per lo più per la comodità di programmazione e di manutenzione delle macchine, ed è la famosa porta Ethernet che noi troviamo sulle ante dei cabinet delle nostre reti di automazione. Chiaro che una porta Ethernet aperta senza nessun livello fisico di sicurezza e protezione ed esposta a chiunque possa passare di lì è una minaccia, perché quello è a tutti gli effetti un accesso diretto alla nostra rete di produzione. Altra minaccia trascurata, che anche questo è uno dei fattori che noi troviamo per lo più negli impianti, sono gli switch gestiti, messi in impianto e non configurati. Vero, corretta l'installazione di uno switch manager, perché in ambiente industriale fa la differenza da un punto di vista della performance di rete, quindi assolutamente sì agli switch gestiti. Ma installare uno switch gestito in rete senza configurarlo e senza cambiargli la password, viene da sé che mette a rischio tutta la nostra rete di comunicazione a un attacco man in the middle, per esempio, perché qualsiasi persona che riesca ad arrivare sulla nostra rete di comunicazione di produzione con le sue password classiche admin admin potrebbe prendere il controllo di uno di questi switch, dopodiché farci fondamentalmente tutto ciò che vuole: deviare il traffico, creare una porta di mirror, fermare l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Le configurazioni delle interfacce, cioè le interfacce delle configurazioni dei dispositivi che noi abbiamo in campo, sono un'altra delle minacce più grosse che noi possiamo trovare negli ambienti industriali. Come diceva il mio collega Cancarini all'inizio, spesso e volentieri gli impianti di produzione vengono implementati, installati e poi, finché funzionano, difficilmente vengono toccati. Questo però a cosa ha comportato? I primi dispositivi, per esempio Profinet o comunque basati su Ethernet real time, avevano delle interfacce web di configurazione molto semplici, proprio perché difficilmente era possibile avere un accesso diretto sulla rete di produzione dall'esterno, in quanto le reti di produzione non erano nemmeno collegate tante volte alla rete aziendale. Quindi avere un'interfaccia web di configurazione con protocolli di sicurezza o insicurezze implementate dal punto di vista proprio del produttore non era necessario. Nel corso del tempo, negli ultimi anni, invece, questa esigenza ha portato i produttori a implementare sempre di più protocolli di sicurezza anche sulle nostre web server di accesso e configurazione ai nodi, proprio per l'esigenza di una protezione maggiore, dato che le nostre reti attualmente sono collegate spesso e volentieri con l'esterno. Il problema però sorge dal fatto che spesso i dispositivi che noi abbiamo in impianto non vengono molto volentieri aggiornati, proprio perché quando si fa un aggiornamento di un nodo di produzione che funziona, si ha sempre il dubbio che questa possa portare dei malfunzionamenti o degli impedimenti che possano poi creare intoppi alla nostra produzione. Ma dobbiamo tenere conto che se aziende del calibro di Siemens o altri loro competitor hanno investito un sacco di denaro per l'implementazione di questi sistemi di sicurezza, non aggiornare i nodi presenti in impianto con le ultime versioni firmware significa comunque vanificare innanzitutto il loro investimento dal punto di vista della cyber security, ma mantenere aperto l'accesso ai nostri device con un sistema di protocollo di sicurezza non adeguato ai rischi a cui siamo esposti.
Altra minaccia sono le VPN, per esempio, dirette sugli impianti di produzione, perché è vero che la VPN è un sistema di comunicazione crittografato che passa attraverso internet e quindi è illeggibile e non può essere decifrato. Ma ricordiamoci che se non può essere decifrato, anche un sistema di analisi che avrebbe bisogno di analizzare il traffico, non è in grado di farlo. Questo cosa comporta? Comporta ad avere un'attenzione anche all'utente che da remoto sta accedendo con la VPN, perché un dispositivo remoto compromesso con un accesso VPN è comunque un rischio concreto sulle nostre reti di automazione. Altro attacco che noi ogni tanto quando facciamo le analisi troviamo è il famoso attacco DOS. Attacco DOS non è altro che un attacco alla nostra rete di produzione, che ricordiamoci le reti di produzione industriale, a differenza dalle reti IT, hanno delle performance minori dal punto di vista della gestione del traffico di dati, ma sono concentrate per lo più alla garanzia che la trasmissione dei pacchetti sia effettuata in real time. Quindi spesso e volentieri non sono in grado di gestire volumi di dati importanti. Un attacco DOS non è altro che un attacco che genera una sorta di genera una molteplicità di pacchetti broadcast o multicast, proprio con lo scopo di andare a saturare tutte le risorse della nostra rete di produzione, creando impuntamenti, fermi impianti e quant'altro. Per esempio, qua i due picchi che noi stiamo vedendo nel grafico evidenziati non erano altro che dei PC collegati su una rete di produzione di una grossa azienda legata al mondo automotive, che siamo andati ad analizzare proprio perché avevano problemi di fermi impianti saltuari, non erano altro che dei PC collegati in rete affetti da ransomware che ogni 3x2 cercava di andare, cercava una porta di uscita sull'esterno per poter poi crittografare tutti i dati sugli hard drive dei PC collegati in ambiente di produzione. Per fortuna l'azienda è un'azienda molto grossa e quindi la loro rete di produzione non aveva accessi esterni. Ma pensiamo a cosa sarebbe successo se uno dei manutentori, per esempio, di un'isola robotizzata, avendo la necessità di aggiornare il proprio software o un firmware di uno dei suoi nodi, avesse col suo bellissimo modemino 3G collegato l'impianto in rete. Il rischio sarebbe stato quello che in quel momento si fa ad aprire una porta sull'esterno della rete e quindi il nostro ransomware avrebbe potuto crittografare i dati di questi PC, che non erano pochi, nel senso che erano comunque 60-70 PC. Vi lascio solo immaginare il disastro dal punto di vista del fermo produttivo e il tempo che ci sarebbe voluto poi per ripristinare tutte quante le macchine in ambiente produttivo. Quindi molto importante anche qua non trascurare gli accessi che noi diamo ai manutenzioni, ai manutentori, soprattutto anche legate alle manutenzioni da remoto, ma cercare di veicolare l'accesso alla nostra rete di produzione in maniera controllata. Quindi sarà compito del nostro IT manager creare delle reti presenti in ambiente di automazione che possono essere utilizzati dai manutentori quando ci sono da effettuare attività di questo tipo, evitando che si utilizzino metodi personali. Come ci si può difendere da tutti questi problemi? La cosa più semplice è la conoscenza della propria rete, quindi sapere come è fatta la propria rete di produzione, e soprattutto sapere qual è la tecnologia che noi stiamo utilizzando.
Una volta che noi abbiamo la consapevolezza della tecnologia che abbiamo in campo, allora possiamo proseguire la formazione specifica del personale addetto alla gestione dei nostri impianti di produzione con la conseguente scelta degli strumenti. Ovviamente ci sono dei sistemi di sicurezza implementabili anche in ambiente industriale, di automazione, firewall, così come i firewall che operano in ambiente IT, anche in ambiente di automazione necessitiamo la presenza di firewall per poter permettere la segmentazione delle reti e la gestione dei passaggi della comunicazione solo e esclusivamente laddove ne abbiamo effettiva esigenza. Qui ci sono degli esempi su cui non sto a soffermarmi, di segmentazione e di utilizzo dei firewall sulle reti industriali. Passiamo alla formazione specifica. Come dicevamo prima, la conoscenza della tecnologia in campo ci permette poi attraverso la formazione, ovviamente legata alla specifica tecnologia che noi stiamo utilizzando, permette di raggiungere un corretto livello di consapevolezza sia sul funzionamento delle reti, sia su quello che sono i rischi a cui tale tecnologia è esposta da un punto di vista della cyber security. Esistono dei dispositivi di analisi, CSMT per esempio ne ha uno, che è quello che utilizza anche per fare le certificazioni di rete, che permettono l'analisi in real time di tutto il traffico presente sulle reti di automazione. L'analisi delle reti di automazione, come per esempio in questo caso, ci può permettere di individuare picchi anomali di traffico presenti sul nostro sistema di automazione. Perché in ambiente di automazione industriale il traffico dati deve essere quasi scolpito nella pietra, nel senso non possono esserci variazioni del traffico presente sui vari trunk della nostra rete di automazione. Perché? Perché l'automazione industriale, lavorando in real time, ha bisogno di una specifica configurazione del PLC rispetto ai nodi presenti in rete, e lo scambio e il data exchange avviene in una maniera specifica già pre-configurata. Quindi non possono esserci traffici anomali, livelli di traffico anomalo sui nostri sistemi di produzione. Ovviamente questa era solo un volo radente su quello che sono i concetti della cyber security in ambiente industriale. Viene da sé che la cosa più importante in questo momento è essere assolutamente consapevoli di ciò che si sta utilizzando in ambienti di produzione e di che livello di esposizione abbiamo della rete di produzione nei confronti degli attacchi nei confronti di attacchi, in questo caso informatici.